Questa è la On Cloudflow 4 e rappresenta la scarpa più versatile, più veloce, più traspirante, complete in nylon e piace al vostro podista recensore, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 235 grammi, drop 8, 31 mm nel tallone, 23 mm nell'avampiede, una doppia mescola che da un lato vi consente una proiezione in avanti, dall'altro anche una morbidezza assolutamente estrema. Utilizza un plate in nylon, una struttura a barchetta. Questa scarpa l'ho utilizzata tantissimo negli ultimi giorni. Queste comunque sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece cambierei della scarpa stessa, a chi è adatta e soprattutto a quali ritmi la raccomanderei. Partendo dalla tomaia, ritengo che questa sia una delle migliori presenti sul mercato, se non addirittura la migliore. Ha una traspirabilità incredibile, uno spazio nell'avampiede discreto, il piede si sente coccolato grazie a questa tomaia molto soffice, sulla parte esterna c'è comunque una protezione importante, i lacci sono piatti, non si slacciano secondo me, hanno una struttura molto semplice dove sulla parte anteriore c'è la possibilità di allargare a piacere la scarpa stessa. Ho apprezzato anche la linguetta che è molto soffice, racing, sulla parte superiore presenta dei fori su tutta la superficie per garantire, purtroppo l'ho utilizzata solamente a settembre e non durante l'estate, una traspirabilità importante. Utilizza anche un piccolo cuscinetto vicino al collo del piede che rende l'allacciatura molto comoda e evita che allacciando in maniera molto stretta i lacci si creino delle irritazioni sul collo del piede stesso. Ho apprezzato poi anche la colorazione della tomaia con una sensazione di velocità importante perché ci sono diverse sfumature di giallo sulla parte laterale. L'arancione sulla tomaia esterna rende questa scarpa anche adatta per chi volesse tra virgolette camminare dopo averla utilizzata magari dopo un lungo di 30 km. La linguetta soffietto non si sposta dal collo del piede nemmeno allacciando in maniera non precisa i lacci stessi. Il tessuto con cui si aggancia la linguetta alla parte dell'avampiede consente un'ulteriore protezione sulla parte laterale. Questa cosa vi permette di gestire al meglio i cambi di direzione e soprattutto di avere una protezione eccezionale nei punti dove serve, nonostante appunto la linguetta sia veramente traspirante e leggerissima. Mi è piaciuto moltissimo il tallone che è semi rigido, che però si piega almeno nella parte superiore, mentre nella parte inferiore ha una sorta di rigidità che consente una stabilità importante per questa tipologia di scarpa. Ho amato il fatto che il piede all'interno della scarpa non si sposta minimamente, lo spazio è ben disegnato, pensato e vi consente anche nei cambi di direzione di gestirli al meglio. A livello di numero suggerirei assolutamente lo stesso numero, se non avete mai provato On credo che sia equivalente ai principali marchi presenti sul mercato. Ho apprezzato tantissimo anche la struttura CloudTech che è un'intersuola con una mescola a doppia densità nella parte superiore, quella gialla più reattiva al tempo stesso leggermente più dura, mentre nella parte inferiore con la schiuma in nylon più morbida, più accondiscendente per il piede. La scarpa è davvero rimbalzante anche perché utilizza una struttura barchetta con un drop di 8 mm, ma anche il classico design di On con i fori su tutta la superficie ed infine una piastra in nylon che si chiama Speedboard che vi consente una proiezione in avanti, ma al tempo stesso, nel caso in cui corriate lentamente, di avere un appoggio leggermente più morbido rispetto a quello che invece trovavamo nei modelli precedenti. Ho apprezzato tantissimo questa cosa che quindi rende la scarpa sicuramente molto più versatile rispetto ai modelli precedenti. Ma quindi Massi, la scarpa è morbida oppure dura? Secondo me questa scarpa ha una caratteristica unica grazie alla doppia densità, risulta assolutamente morbida correndo lentamente ma al tempo stesso è davvero reattiva, chiaramente non è una morbidezza del cuscino ma una morbidezza che definirei adulta perché secondo me vi consente una stabilità importante ma al tempo stesso correndo davvero velocemente non avreste quell'appoggio duro delle scarpe On di qualche anno fa che avevamo testato con il mio ex collaboratore qui sul canale.
Tra l'altro sarebbe molto reattivo se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni nei prossimi giorni. Devo fare anche quella di questa scarpa che ho testato nelle settimane scorse e che utilizzerò probabilmente tra qualche settimana. A livello di battistrada, secondo me la scarpa è migliorata per esempio rispetto al modello Cloud Monster, perché nella parte centrale il solco è stato ridotto, è stato tolto la visibilità dello speedboard che nel passato portava a raccogliere un po' di sassi correndo in pista bianca. Ho amato il fatto che i tacchetti siano leggermente più sottili rispetto al passato e questa cosa consente di gestire al meglio, come ho già detto, i cambi di direzione. È presente una quantità di gomma nell'avampiede, nei punti strategici, ma anche nel tallone, in maniera tale che l'appoggio sia davvero più protetto. L'ho utilizzata pure con la pioggia a Bruxelles, alla NATO. Purtroppo non ho potuto filmare, ma ho apprezzato davvero che in condizioni non ottimali la tomaia ha resistito parecchio e soprattutto nei cambi di direzione non ho corso molto velocemente, ma questa scarpa vi garantisce un grip assolutamente buono, anche se io non vi consiglio di correre con la pioggia, ma se la doveste utilizzare in gara potrebbe essere un'alternativa vincente. Proprio grazie al design della suola, ma anche e soprattutto all'intersuola parecchio stabile, questa scarpa potrebbe in effetti essere adatta anche per leggeri pronatori, ma non la raccomando in generale per chi avesse problemi di pronazione, perché comunque la scarpa ha una flessibilità torsionale che di fatto potrebbe creare dei problemi a chi avesse problemi di pronazione. Ho amato infine il fatto che questa scarpa sia molto flessibile nonostante lo speedboard in nylon, e questa cosa sicuramente consente al vostro piede di allenarsi al meglio. Per quanto riguarda la durata, questa scarpa potrebbe sicuramente essere utilizzata almeno per 500 km, per corse molto veloci e poi sicuramente per altri 300-400 per corse lente, e poi la potreste portare all'infinito per camminare in città, perché questa scarpa secondo me ha un'estetica davvero eccezionale. Per chi volesse, la soletta è estraibile, comunque di un materiale super premium, ma questa scarpa secondo me è adatta per correre a tutti i ritmi, secondo me partendo da 6 al chilometro fino ovviamente a 3,30, è adatta ai podisti amatori evoluti che volessero utilizzarla per i medi senza necessariamente dover sfruttare una scarpa con il plate in fibra di carbonio. A livello di tipologia di allenamento potreste utilizzarla per corse lente, soprattutto svelte, ma anche per medi ripetute e, perché no, per fartlek. La raccomanderei anche per chi volesse gareggiare e soprattutto non si sentisse in dovere di utilizzare una scarpa con la piastra in fibra di carbonio. Questa scarpa è super reattiva e quindi potrebbe essere davvero un'alternativa vincente. Ma sì, però non fare la marchetta, secondo me questa scarpa è quasi perfetta. I due principali difetti sono ovviamente che è più pensata per la stagione primaverile e estiva piuttosto che per quella autunnale e invernale, anche perché si sporca immediatamente, l'ho notato nelle mie corse sia a Bruxelles sia in Valle Olona, e soprattutto il battistrada è buono a livello di durata, però potrebbe la gomma rovinarsi abbastanza rapidamente, soprattutto nella parte dove l'intersuola è esposta, e poi chiaramente questa scarpa non è pensata per il podista amatore che volesse risparmiare qualche euro, perché comunque il marchio On è un marchio super premium. Io parlo sempre di habitat preferito, ossia si sceglie la scarpa che si preferisce, in questo caso questa secondo me è eccellente, però ovviamente ha il suo prezzo. In conclusione, secondo me questa scarpa è davvero molto durevole. Sono rimasto sorpreso dalla leggerezza della scarpa stessa, dai materiali premium, dalla flessibilità che non mi aspettavo in una scarpa con il plate in nylon. L'ho apprezzata tantissimo e la raccomando a chi pesasse meno di 75 kg e che volesse una scarpa premium che può essere utilizzata per tutti gli allenamenti di tutti i giorni. Penso che possiate utilizzarla pure in gara. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dare da mangiare al coniglio, che oggi però non è apparso nel video. Ciao, alla prossima.